José Mancini, è un piacere intanto rivederti, insomma a distanza di qualche mese in realtà. Sei, sette mesi. Sì. È stata inaspettata la trattativa, tra l'altro anche Lampo. Sì, è stata una chiamata quando ti chiamano in un posto in cui tu ti sei trovato bene, puoi decidere veloce, quindi ho accettato subito perché ho un bel ricordo di Pescara. La squadra è cambiata? La squadra è cambiata, sì, perché vabbè, come succede sempre nel calcio, ma penso che ho trovato una squadra unita, un bel gruppo, con uno staff che sinceramente mi piace tanto e quindi sono contento di essere qua e vediamo come va questa stagione. Pescara ritrova poi un giocatore che abbiamo sempre detto di indubbie qualità, però che cosa manca a Mancini per compiere il salto di qualità? Questo sinceramente non lo devo dire io, perché secondo me a me non mi manca nulla, ma il campo che parla, se il campo dice così, vediamo, i conti si tirano a maggio e poi vediamo dopo questa stagione se ho fatto questo salto di qualità. Diciamo che forse mancherebbe quel pizzico di continuità? Direi che non è che non hai ragione, ma è difficile trovarle quella continuità quando ogni sei mesi cambi squadra, non è semplice. Speriamo, magari quest'anno posso fare tutto un anno intero qua a Pescara e dimostrare che ho fatto quel salto di qualità. Senti, a Parma è stata dura? Dura nel senso, a nessuno piace non giocare, ma mi sono trovato bene, ho trovato dei compagni fantastici, uno staff importante, quindi sono anche contento di quella esperienza. Ha avuto modo comunque di imparare, no? Di progredire nelle tue conoscenze? Certo, ci sono in quella squadra lì campioni come Inglese, Gervinho, Bruno Alves, giocatori che hanno fatto un percorso importante in cui ho imparato tanto. Possiamo fare già un paragone tra questa squadra e quella dello scorso anno oppure è prematuro? No, è prematuro per farlo, secondo me. È cambiato tanto, secondo te? Sì, perché ci sono tanti interpreti che non c'erano, quindi bisogna vedere anche partita dopo partita si potrà fare questa valutazione. Grazie e in bocca al lupo. Grazie.